Rafforzare la presenza delle forze di polizia sul territorio della provincia di Salerno durante le ferie agostane e mantenere alta l'attenzione dei cittadini sui comportamenti da tenere a tutela della salute pubblica in questo delicato momento in cui ancora non è sconfitta l'emergenza sanitaria per il Covid-19. È l'obiettivo della campagna di sensibilizzazione Piazza in Sicurezza, presentata ieri al termine di una riunione del Comitato Straordinario per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito ieri pomeriggio presso la prefettura di Salerno. Il prefetto, insieme ad alcuni sindaci e rappresentanti di ASLA, ANCI, Ordine dei Medici, Croce Rossa, Forze di Polizia, ha condiviso l'iniziativa che si terrà nelle piazze dei comuni a maggiore vocazione turistica, 13 quelli coinvolti tra la costiera cilentana ed amalfitana, nelle festività di Ferragosto. Il prefetto, ricordando che la sicurezza è bene pubblico, ha voluto avviare con la Regione questa iniziativa sulle piazze per rispondere anche alla domanda dei sindaci che hanno richiesto maggiore presenza delle forze di polizia a tutela dei propri territori contro ogni forma di criminalità, ma anche per garantire il rispetto delle misure anti-Covid. E distribuire anche delle mascherine laddove le persone non ne siano forniti. Quindi è, come dire, un proseguo di questa attività che si svolge da mesi nel portare costantemente l'attenzione su quelli che sono i corretti comportamenti da tenere per salvaguardare la salute propria e degli altri. Un occhio, prefetto, anche alla sicurezza, sono giornate calde anche su questo fronte. Lei ha ribadito, verranno effettuati anche controlli sulle regolarità, no? Di chi deve rispettare queste regole, ma in generale un po' su tutto. Assolutamente, questa attività è un di più importante rispetto ad un'attività costante che già viene svolta da parte delle forze di polizia di controllo del territorio, insomma, e di parte repressiva per far rispettare praticamente quelle che sono le norme previste sia dal governo che dalla Regione Campania. Qual è il messaggio più importante da far arrivare durante questa tappa di Piazze Sicure, secondo lei? In questo periodo estivo, dove gli afflussi turistici sono per le nostre località balneari considerevoli, è importante il rispetto delle regole e quindi il corretto utilizzo della mascherina. Sappiamo quindi che il virus non è scomparso, quindi è importante seguire le regole e rispettare le regole. Un corretto uso della mascherina può essere uno strumento importantissimo per ridurre o azzerare la possibilità del contagio, per cui soprattutto durante le ferie estive, dove siamo tutti un po' più rilassati, un po' più inclini al divertimento, è importante essere attentissimi alle regole e quindi un corretto uso della mascherina può essere uno strumento importante per evitare di correre rischi. E questa iniziativa va proprio in questo senso. Durante l'incontro è stato detto andremo incontro alle persone, in particolare ai ragazzi che sono quelli un po' disattenti. Sì, si andrà incontro un po' a tutti questi gazebo, si cercherà di evitare naturalmente assembramenti, i volontari della protezione civile, i medici che saranno nei gazebo ovviamente sono già istruiti su questo, già sanno bene come fare, per cui i gazebo saranno dei punti di riferimento, poi i volontari andranno incontro ai cittadini che in quelle sere insomma animeranno le nostre località balneari e gli consegneranno mascherine, oppure se la maggior parte delle persone già le avranno comunque andranno insomma a colloquiare con loro per divulgare i buoni comportamenti, i corretti comportamenti e un uso appropriato e corretto della mascherina.